Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Noi stiamo andando a Budapest. Siamo appena passate in Slovenia. Foreste, casinò e spa. E Ippica, il regno dei scommettitori. Praticamente quando siamo passate abbiamo preso una vignetta proprio zalla, tamarrissima, da 15 euro che in pratica dura una settimana, perché comunque poi torneremo da qua, per cui ci serve, insomma. Sì, ma spiega cos'è la vignetta. Comprate la vignetta. Spiega cos'è la vignetta. Praticamente la vignetta vi serve fondamentalmente per transitare lungo l'autostrada slovena, perché non si paga il pedaggio ma si paga questo bollino che vale insomma una settimana. Ottimo. Siamo appena arrivate! Allora, siamo appena uscite dal nostro praticamente appartamento e adesso ci stiamo dirigendo verso la fermata. Comunque, questo qui è il nostro quartiere. Adesso vi faccio un po' vedere. È abbastanza fornito in realtà, non mi aspettavo insomma tutte queste cose, mi aspettavo una cosa un po' più residenziale, ma insomma molto molto meglio, c'è andata meglio in realtà, perché praticamente c'è una macchina che mi sta investendo, ma poi c'è un fighissimo supermercato dove la roba costa veramente niente, tipo che abbiamo comprato un pacco di biscotti, un pacco di tovaglioli, un euro e qualcosa, e niente, poi insomma qua c'è il tram dove praticamente adesso stiamo andando per arrivare fino alla metro. Una volta arrivati alla metro poi raggiungeremo tranquillamente la fermata, diciamo, dove dobbiamo scendere per farvi vedere un bel po' di cose, per visitare questa fantastica città. Stiamo salendo sulla metro gialla, questa metro praticamente vi porta in centro. Salami. Thank you.
questi suonerini sono veramente carini, più la fabbrica cioè direi che la usiamo anche e quindi è meraviglioso. Ma poi anche le verdure fresche di questo mercato sono veramente stupende, cioè veramente. Adesso vi facciamo vedere anche la parte diciamo, centrale, poi la parte sopra perché c'è un piano. Di solito noi non compriamo tantissimi souvenir, però praticamente a questo giro abbiamo preso soltanto la fabbrica, non ci sono cose che costano tantissimo, anzi provate veramente di tutto, se volete portarvi un salame dai 2000 fiorini in su lo riuscite a trovare, quindi comunque diciamo 7-8 euro. Comunque il mercato è veramente gigantesco e devo dire la verità, le cose sono tenute abbastanza bene, quindi riuscite anche a comprare tranquillamente senza prendervi qualche malattia. Comunque salame e prosciutto sono le cose che ho visto che vendono di più.